i suoni cupi dei campanacci e le pelli di animali, le corna, il sughero, le maschere, poi il sangue, il vino rosso. Alessandro Serra è un Macbeth, questo Macbeth che affonda le sue radici nella Barbagia, nel carnevale barbaricino, è figlio della Sardegna. Sì, è figlio della Sardegna come in qualche modo lo sono anch'io. Diciamo che la Sardegna è stata la chiave d'accesso per poter accedere in qualche modo al regno degli archetipi, diciamo così, di cui lo spettacolo è composto fondamentalmente. È stato un po' un pretesto per poter avere a che fare, poter giocare con questi elementi così anche pericolosi in qualche modo, insomma. Però penso che dopo parecchio lavoro, dopo 2 anni di lavoro, siamo riusciti a distillare in qualche modo un'opera. Tu dici è stato un modo per riconciliarmi con mio padre e il discorso delle radici. Sì, perché mio padre era sardo, era in particolare barbaricino, era di Lula, che è un paese nel cuore della Barbagia, un paese molto particolare, diciamo così, anche. Quindi il progetto in realtà è nato nel 2006 nel corso di un reportage fotografico proprio che aveva come base Lula, il paese appunto dove veniva mio nonno e mio padre. E da lì in una settimana, anzi in realtà in 10 giorni, mi sono spostato e ho fotografato e ho conosciuto tutti i vari carnevali barbaricini. In particolare quello che mi impressionò di più, insomma, fu ovviamente quello di Mamoiada. Da lì, insomma, questo incedere di campanacci, di suoni cupi in un freddissimo inverno mi impressionò e mi fece cominciare in qualche modo a pensare alla possibilità di usare quella lingua per raccontare quel tragico destino. Sì, la lingua, il sardo barbaricino, una lingua asciutta, violenta, cruda, anche se poi il racconto va moltissimo per immagini o per sonorità che non sono quelle del sardo. Le sonorità sì, sono quelle sarde ovviamente, le immagini sono il frutto del lavoro con gli attori. Abbiamo trascorso i primi incontri, i primi 2 o 3 mesi di prove, non continuativi ovviamente, quello che ho chiesto agli attori è di cercare di raccontare la storia senza parole. E questo ci ha aiutato moltissimo poi a poter permetterci il lusso di utilizzare questi suoni meravigliosi come un puro fatto appunto sonoro, musicale, e non senza preoccuparci di veicolare troppo i significati o in qualche modo fornire indizi contestuali agli spettatori attraverso le parole, perché in questo spettacolo molto si vede di quello che accade. E quindi in questo senso il suono può diventare più un fatto musicale piuttosto che concettuale, insomma, no? Sì, è un Macbeth riscritto, molto condensato, a volte va velocissimo, racconta molto in pochissimo, però sì, la forza di Shakespeare c'è tutta. Ma sai, sì, credo di sì, insomma, credo che ci sia Shakespeare assolutamente, anche se è una scrittura di scena ed è una riscrittura. Ma sai, molto spesso si può fare a meno delle parole. Si può fare a meno delle parole. Quando si ha nostalgia delle parole, spesso perché significa che si ha nostalgia della letteratura, e non sono esattamente la stessa cosa. E alcune immagini e soprattutto il rapporto carnale tra l'attore e lo spettatore, in qualche modo credo che sia più un momento più prezioso piuttosto che quel momento in cui ci si aspetta che attraverso la parola, attraverso i dialoghi, venga raccontata una storia, in qualche modo, ecco. Quindi diciamo che mi sono concentrato più sull'immagine che sta dietro al testo, che è il vero motivo per cui esiste questo capolavoro, piuttosto che il testo, che in realtà spesso è un pretesto, insomma. E la poesia di Shakespeare credo che sia stata in qualche modo riconsegnata al pubblico in una nuova luce grazie a questa lingua, insomma. Stay.